Fashion Day al centro di Diano, tantissime persone arrivate qui al centro commerciale del Vallo di Diano per assistere a una sfilata di moda con una guest star speciale che arriva direttamente dal programma Uomini e Donne. Si tratta di Mattia Marciano. Ascoltiamo l'intervista alla guest star di questo evento, ma anche a chi ha organizzato questo evento con tantissima partecipazione. Per me, essendo campano, diciamo, fa sempre piacere girare un po' in tutta Italia, però venire, diciamo, tra la gente, la tua gente, è sempre gratificante e bello, quindi sono molto contento, sono felice e spero di passare una serata, bella serata. Anche perché sono in tanti ad essere venuti qui per lei. Questo non lo so, perché ancora devo entrare, quindi speriamo, lo spero. Qual è adesso il suo ruolo? Quali sono i progetti futuri? Allora, io progetti futuri, lo dicevo anche prima la collega, progetti futuri io ho un lavoro fuori, sono un dentista, quindi diciamo che ho altri progetti nella vita. Mi è capitata questa cosa, l'ho presa, l'ho sfruttata e non chiudo le porte, nel senso che non mi precludo la possibilità di fare altro, però diciamo che gli obiettivi nella mia vita sono altri. Lavorare con la testa, non soltanto con... Ma guarda che questo è un po', diciamo, i pregiudizi che ci sono, questo è sempre un lavoro, è sempre un lavoro. Poi se madre natura ti ha dato un po' d'altezza, un minimo di bellezza e qualcosa, tu lo sfrutti, però è sempre un lavoro, cioè c'hai gli stessi stress di un lavoro. Magari è vero che non ti alzi la mattina e vai a zappare la terra alle 7 del mattino, però è sempre una tipologia di lavoro e c'ha comunque i suoi stress. Io lo prendo come un lavoro, cioè io attualmente, per me questo è un lavoro, quindi lo rispetto e lo prendo come tale. Qual è il momento più emozionante di questo lavoro, di questa seconda vita, terza vita, non so che numero diamo e che capitolo diamo alla sua vita? Allora, il momento emozionante senz'altro è stato... è ogni volta che sto davanti alla gente. Io non ho mai fatto niente, cioè non ho mai fatto niente in televisione, non ero abituato a stare in mezzo a tutte queste persone, quindi la cosa più bella, gratificante, è queste persone che fondamentalmente ti apprezzano, ti stimano, spero non solo magari per il lato fisico ma anche per un lato caratteriale che hai potuto dimostrare, ho avuto la possibilità di dimostrare in un programma televisivo che è Uomini e Donne. E la cosa più bella è questa, stare tra la gente, vedere che la gente quando passi con poco riesci magari a renderli felici e rubi un sorriso. Fashion Day perché con obiettivi raggiunti vista la gente che c'è? Assolutamente sì, è la festa dello shopping, è la festa dei punti vendita del centro commerciale di Diano. E noi siamo felici veramente di aver organizzato questo défilé, questa passerella per presentare tutte le nuove collezioni per l'estate 2018. La risposta è stata, insomma, come ci aspettavamo, ottima, come al solito ai nostri eventi, sia il Vallo che, insomma, anche non il Vallo, quindi anche la Val d'Agri, risponde sempre bene ai nostri eventi e siamo molto felici.